Anche qui a Beirut si è risposto all'appello di Abu Omeida, il misterioso capo militare di Hamas, che ha chiesto alle piazze arabe di intervenire e far sentire la loro voce in difesa di Gaza, di Hamas, dell'aggressione che sta ricevendo in risposta all'attacco del 7 ottobre. Ci sono alcuni elementi significativi di questa manifestazione, elementi politici, che possiamo vedere dalle bandiere. Anzitutto sono quasi tutte solo bandiere verdi di Hamas. E non si vedono le bandiere gialle di Hezbollah, che invece è tradizionalmente il padrone delle piazze di Beirut, soprattutto queste nelle manifestazioni religiose. Poi ci sono ovviamente alcune bandiere libanesi e alcune palestinesi, ma appunto poi c'è anche la Jihad islamica con le bandiere nere e alcune bianche, ma il dato politico più rilevante io credo sia proprio l'assenza di una presenza ufficiale di Hezbollah con le sue bandiere. Altro elemento da rilevare è la divisione della piazza in due lati, quella femminile che stiamo vedendo adesso e quella maschile che dall'altra parte. E dall'altra parte della piazza dove c'è la maggiore concentrazione di bandiere. Questa è la testimonianza del rispetto religioso e della precisione con cui è stata indetta questa manifestazione. Alcune migliaia di persone, non di più.